anche molto da definire che tipo di crescita sarà, ma secondo te qual è l'impronta politica di questa legge di bilancio? Beh, intanto la parte sociale della manovra è largamente indefinita. Draghi, che è un abilissimo comunicatore, ha ripetuto due volte taglio delle tasse, ci resterà impresso, ma non sappiamo ancora quale. Certo, su quello raccoglierà Lausanne gli applausi dei giornali di domani, probabilmente non del mio, ma come tutti i governi di unità nazionale, che in Italia non a caso sono durati sempre pochissimo, pochi mesi e massimo un anno e mezzo, ma mai di più, perché l'ovvio motivo che avendo dentro gli opposti è impossibile fare riforme strutturali, perché gli interessi degli uni contrastano con quelli degli altri. Ma le dobbiamo fare, scusami, Garle, riforme allora, strutturali, guarda, facciamo un elenco degli annunci. Gli annunci di questa sera. Intanto non ha accontentato tutti, perché c'è il malcontento dei sindacati, dalla parte sociale, del mondo del lavoro. Sulla riforma delle pensioni ha messo la toppa di quota 102, ma ha annunciato che la riforma si farà dopo. Ha detto si apre un tavolo, classica frase che vuol dire che nel 2023 il governo che sarà in carica allora dovrà decidere se si continua con la Fornero oppure no. Sugli sgravi fiscali ha detto deciderà il Parlamento, perché non siamo riusciti a metterci d'accordo se debbano andare di più sulle buste paga o di più sulle imprese. La famosa riforma degli ammortizzatori sociali, annunciata fin da marzo, ancora non è stata spiegata quale sarà. Poi c'è stato questa discussione sulla legge, sulla concorrenza, ma restando a questi punti, mi sembra che Draghi, da decisionista, si mostri piuttosto simile a, vi ricordate, Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore, il generale che vinse, romano che vinse la Seconda Guerra Punica, ha dovuto temporeggiare. Ha dovuto temporeggiare, Francesco.